Se ne era parlato molto almeno un mese prima di Natale. Apertura il 26 dicembre del centro commerciale Cremona Po Sì, apertura no, con anche un sondaggio interno da parte della direzione per tastare il clima tra i dipendenti decisamente poco favorevoli a lavorare il giorno di Santo Stefano normalmente dedicato alle famiglie. Sondaggio che poi a poco era servito, considerato che il centro commerciale ha poi deciso per l'apertura. Alzata di scudi e solidarietà per i dipendenti è stata ampiamente manifestata anche sui vari social da centinaia di persone che si sono espresse totalmente a favore della chiusura e a Difesa del non lavoro ad oltranza, facendo immaginare che il 26 dicembre il centro commerciale Cremona Po sarebbe stato un deserto dei tartari, evitato come la peste per dimostrare alla direzione l'assoluta inutilità dell'apertura in un giorno di festa. Beh, immaginiamo dunque che l'invasione di ieri sia venuta da città limitrofe o da altri pianeti addirittura perché ieri, giorno di Santo Stefano, è stato necessario addirittura deviare il traffico a causa delle code in direzione del Cremona Po attorno alle 17, quando la fila di macchine arrivava fino all'Itis, Rondò intasato, transenne e personalmente. Il personale del supermercato a dirigere il traffico ai parcheggi. E allora ci auguriamo che Babbo Natale vi abbia portato un po' di coerenza, perché la solidarietà da tassiera evidentemente non ha trovato conferme nella pratica. Di sicuro, d'ora in poi le aperture nei giorni di festa verranno confermate. Anche Babbo Natale ormai è vittima della globalizzazione.